Buonasera, ben trovati a questa edizione della sera del nostro TG. Prato saluta e ringrazia il vescovo Franco Agostinelli che lascia la diocesi dopo 7 anni di episcopato. Nella clip che abbiamo appena visto, alcuni dei momenti salienti di quest'anno, dal giorno del suo ingresso in diocesi il 25 novembre 2012 alla storica visita di Papa Francesco in città fino alla celebrazione di ieri in Duomo. Tanti i fedeli che hanno preso parte alla Santa Messa di ringraziamento per la conclusione del ministero episcopale del Vescovo Franco, trasmessa in diretta da TV Prato. Abbiamo stretto legami d'amicizia che mi porterò dietro, ha detto Monsignor Agostinelli, per il quale il sindaco Biffoni ha chiesto al Consiglio Comunale il riconoscimento della cittadinanza onoraria. Vediamo. Cambiano i volti, cambia la storia, cambiano i ruoli, rimane però, vorrei dire, la nostra Chiesa, che vogliamo servire. E io vi auguro veramente che ci sia ancora questa passione che vi accompagna, per essere vicino al Vescovo Giovanni che da sabato prossimo sarà il Vescovo di Prato, prenderà il pastorale perché io consegnerò il pastorale, cioè il segno, vorrei dire, del pastore al nostro Vescovo Giovanni. Ecco, io mi auguro che da parte vostra ci sia questo amore, questa premura, questa dedizione, questa lealtà, questa disponibilità che veramente deve legare la vita di un vescovo alla vita del suo popolo. Con voce commossa, Monsignor Franco Agostinelli ha salutato così la diocesi e la città di Prato. Nella cattedrale di Santo Stefano, la comunità ecclesiale si è stretta attorno al vescovo che ha guidato la chiesa pratese negli ultimi 7 anni e che adesso si appresta a consegnare il pastorale al successore Monsignor Giovanni Nerbini. Davvero tanti fedeli che hanno affollato la cattedrale in rappresentanza di tutte le parrocchie della diocesi in occasione della messa di ringraziamento e saluto al Vescovo Franco. La funzione è stata concelebrata da 60 sacerdoti diocesani e 10 diaconi, presente anche il Vescovo Emerito di Lucca, Italo Castellani, amico fraterno di Agostinelli e suo compagno di seminario ad Arezzo. In prima fila le istituzioni cittadine con il sindaco Matteo Biffoni che al termine della messa, nel prendere la parola per un saluto, ha ringraziato il Vescovo per la sua continua vicinanza alla comunità. Poi ha annunciato l'attivazione dell'iter per il riconoscimento della cittadinanza onoraria a Monsignor Agostinelli. È un amico della città. Per me, chi mi conosce sa che questa è una delle più importanti e straordinarie qualità di un uomo. Essere amico della comunità che ho l'onore di rappresentare in cui vivo. E per questo, e lo voglio dire qui pubblicamente, proprio perché Monsignor Agostinelli è e sono certo, sarà, continuerà ad essere amico di questa comunità, che io ho chiesto al Consiglio Comunale di avviare il percorso di consegna della cittadinanza onoraria a un amico di questa città. Il Vescovo, che nella sua omelia ha ringraziato tutti per il cammino vissuto insieme, si è detto onorato di ricevere la cittadinanza e ha ricordato che rimarrà comunque incardinato nella diocesi di Prato. Questo mi onora grandemente perché io Prato lo porto nel cuore. Non posso metterlo in un canto, in un cassetto. Lo porto nel cuore. Io quando torno ad Arezzo mi domando, ma che ci faccio io Arezzo? Arezzo è un'estraneità. Io sono... La celebrazione si è aperta col saluto del vicario Monsignor Nedo Mannucci. Eccellenza, ecco davanti a lei la sua amata chiesa, quella chiesa che, riprendendo una sua suggestiva espressione, ha chiamato la chiesa nostra passione, anzi nostra passione missionaria. A nome della diocesi, uno degli 11 sacerdoti ordinati da Agostinelli durante il suo episcopato ha consegnato al vescovo la statua della Madonna col bambino di Giovanni Pisano, fedele riproduzione di quella che si trova nella cappella del Sacro Cingolo, un segno che manifesta un legame con Prato, ha concluso Monsignor Mannucci. La festa è poi proseguita nel chiostro di San Domenico, dove è stato organizzato un momento conviviale aperto a tutti. Un'occasione per salutare personalmente il Vescovo Franco.
Prosegue il Festival Settembre, Prato è spettacolo. Stasera è la volta del rock elettronico, dei Subsonica, che si esibiranno sul palco allestito in Piazza Duomo. Ne parleremo nel corso di Settembre in diretta, in onda al termine del nostro TG. Da stasera la conduzione del programma è affidata a Lucrezia Sandri, a cui a Lucrezia Sandri, di cui vediamo insieme il servizio. Non pensare che te Weekend di concerti per il Festival Settembre Prato e Spettacolo, con sonorità che spaziano dalla canzone d'autore italiana al rock americano. Sabato sera è stata la volta di Mike Patton con il progetto Mondo Cane, una personale rivisitazione dei grandi classici del repertorio italiano degli anni 50 e 60. Un tuffo tra tradizione e sperimentazione che il cantante statunitense ha proposto al pubblico, accompagnato da una formazione orchestrale composta da 30 musicisti. Tra loro anche elementi della camerata strumentale Città di Prato, che stasera saranno di nuovo al fianco dello storico leader dei Faith No More, al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Rock al quadrato invece per il quarto concerto della manifestazione. Ieri sera hanno dominato la scena due band icona dell'alternative rock americano, Hills e Flaming Lips. Un momento atteso da tutti gli amanti dei grandi live, 4 ore di show con i Flaming Lips che hanno incantato i fan con uno spettacolo in piena regola. Scenografie, palloni gonfiabili, marionette, proiezioni video e giochi di luci hanno trasformato la piazza in un'arena quasi fiabesca. Questa sera il festival prosegue con i Subsonica, domani sarà la volta di Car Brave, settembre in diretta il format di TV Prato dedicato alla kermesse, torna dopo il TG sul canale 74 del digitale terrestre o in streaming sul sito. E quello che abbiamo appena visto era un estratto di un servizio sui concerti presenti nel settembre Prato è spettacolo. Adesso ci colleghiamo in diretta con la nostra Lucrezia Sandri. Buonasera. Buonasera, grazie della linea, e ci troviamo qui in Piazza Duomo, sesta serata del settembre Prato e Spettacolo, quinto concerto in cartellone. È la serata dei Subsonica, la band torinese nata nel 1996 che questa sera animerà Piazza Duomo portando qui la tappa, tra l'altro la penultima tappa del tour che li ha portati in tutta Italia con l'ultimo album, il loro ultimo lavoro dal titolo 8. Titolo che spiegheremo nella nostra fascia serale, settembre in diretta, staffetta tra me e Giulia Ghizzani, ma l'imperativo resta lo stesso, rimanete con noi dopo il TG. Come vedete qua noi siamo proprio sotto il palco, soltanto posti esclusivi per TV Prato, ci sono già le prime fan dei Subsonica e chi cena anche. Beh, ti vergognare, ormai sei totalmente a tuo agio nei concerti. Sì, quello sì, sì, assolutamente. Grande fan dei Subsonica, che concerto sei? Sono al terzo concerto per quanto riguarda Subsonica, quello sì. Il fatto stesso che tu sia così a tuo agio mangiando in prima fila vuol dire che sei una tipa da concerto. Quanti te ne sei visti in tutto? In tutto, in questi anni, negli ultimi anni, penso un centinaio. Quindi... Un centinaio? Sì, diciamo ne faccio circa 15 l'anno quando il lavoro e gli impegni lo permettono. Quindi quando scatta il 15esimo, a posto. Sì, diciamo che mi do un range perché altrimenti le finanze poi piangono, però la musica resta comunque la mia più grande passione, mi piace godermela stando in prima fila, in transenna, tranquilla, anche mangiando, perché no? Resta alla fine un momento di gioia, di condivisione con gli amici ed è bene appunto approfittarne a 360 gradi. Ed è proprio questo è il clima del settembre Prato e Spettacolo e dei concerti, quello della condivisione. E allora noi vi aspettiamo naturalmente per il settembre in diretta, dopo il TG restituisco la linea allo studio.
Grazie a Lucrezia Sandri per questo contributo in diretta da Piazza Duomo, ma adesso voltiamo pagina. Sequestrate venerdì sera dai baschi verdi della Guardia di Finanza numerose sciarpe e bandane contraffatte al concerto di Salmo. Gli oggetti posti in vendita da alcuni ambulanti presentavano marchi ed effigi riconducibili al noto rapper senza avere nessun tipo di autorizzazione né certificazione sul diritto d'autore. Un individuo residente in Campania con precedenti specifici per reati legati alla contraffazione è stato denunciato. Morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, chiesto rinvio a giudizio per il medico pratese Giorgio Galanti, fissata per il 22 ottobre l'udienza preliminare. Vediamo il servizio. La Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo per il medico pratese Giorgio Galanti nell'ambito dell'inchiesta per la morte del capitano della Fiorentina Davide Astori. Galanti, difeso dall'avvocato Sigrido Fenies, è indagato in qualità di direttore sanitario del Centro di Riferimento di Medicina dello Sport dell'azienda ospedaliera universitaria di Careggi. L'udienza preliminare è fissata il 22 ottobre prossimo davanti al giudice Angelo Antonio Pezzuti. Risulta invece stralciata dalla stessa inchiesta per omicidio colposo la posizione di un altro medico coindagato, il professor Francesco Stagno di Cagliari. Al momento non emerge alcuna decisione della Procura di Firenze al riguardo di Stagno, che nel giugno scorso è stato interrogato dal PM Nastasi. Difeso dall'avvocato Andrea Puccio, a quell'interrogatorio Stagno aveva presentato le relazioni di suoi consulenti, in particolare una perizia cardiologica e una perizia medico-legale. Comunque sia, al momento Stagno non ha ricevuto nessuna notifica di data di udienza preliminare. La morte improvvisa del calciatore, sopraggiunta nel sonno a Udine nella camera dell'albergo dove la Fiorentina era in ritiro, sarebbe stata originata da una cardiomiopatia aritmogena diventricolare. A Galanti la procura contesta il rilascio a Davide Astori di due diversi certificati di idoneità alla pratica del calcio agonistico nel luglio 2016 e nel luglio 2017. Referti rilasciati nonostante che secondo gli inquirenti fossero emerse aritmie cardiache nelle rispettive prove da sforzo, anomalie che avrebbero dovuto portare ad accertamenti diagnostici più approfonditi sull'origine e sulle cause delle extrasistole. Ha litigato con la segretaria dell'amministratore di condominio ed ha minacciato i presenti con un manganello telescopico e con un coltello a serramanico, ferendo leggermente un impiegato ed amputandosi accidentalmente la falange di un dito. È accaduto stamani in un'agenzia immobiliare nella zona nord di Prato. L'aggressore è un cittadino italiano di 57 anni, incensurato, che è stato ricoverato in ospedale e arrestato dalla polizia per lesioni e minacce aggravate. A suscitare le ire dell'uomo sarebbe stata una questione legata al pagamento delle quote condominiali. Il 57enne ha minacciato la segretaria ed altre quattro persone presenti nell'ufficio. Uno di loro, intervenuto in difesa della donna, è stato colpito di strisce ed ha riportato una leggera ferita. Più gravi le condizioni dell'aggressore, il quale nella colluttazione, forse nel tentativo maldestro di richiudere la lama, si è lacerato la falange di un dito. L'uomo è stato portato in ospedale e poi arrestato. Anno scolastico al via la prossima settimana, ecco come saranno distribuite le aule delle scuole superiori. Dal 2020 nuovi ampliamenti per i poli di via Galcianese e via Reggiana. Anno scolastico al via per circa 11.300 studenti iscritti alle scuole superiori pratesi, 220 in più rispetto allo scorso anno. Numeri sempre maggiori che richiedono nuovi spazi. La provincia ha lavorato tutta l'estate per risolvere quella che il presidente Francesco Pugelli non ama definire un'emergenza, ma una situazione, nonostante il boom di iscrizioni, da fronteggiare. Diverse le soluzioni ponte adottate in vista dell'imminente anno scolastico, in attesa di soluzioni che diventeranno definitive a partire dal 2020. Già dalle prossime settimane, grazie alla collaborazione con il Comune di Prato, le 10 aule del Rodarino saranno assegnate a Livi Brunelleschi, un'operazione che consentirà di liberare spazi nella struttura del Marconcino, dove 7 aule saranno a disposizione del Livi Brunelleschi e 2 o 3 verranno assegnate agli allievi del Marconi. 5 aule del Centro Civico Ventrone resteranno invece al Dagomari. Mentre in giro per l'Italia le province sono in affanno ancora per trovare soluzioni per centinaia e centinaia di studenti, la provincia di Prato
presenta un piano non solo che prevede una soluzione per questo settembre, ma un piano che permetterà nei prossimi anni di cancellare dal vocabolario della nostra zona le parole precarietà, emergenza, soluzioni tampone. E infatti si guarda al futuro per superare la logica delle succursali e delle sedi distaccate e rafforzare i poli scolastici. Procede la discussione con il comune di Montemurlo per riportare infatti il Brunelleschi nel comune guidato dalla giunta Calamai. L'idea è quella di ampliare l'attuale sede del Brunelleschi. Nel 2020 nuovi locali, sempre in via temporanea, saranno intanto ricavati al primo piano dell'attuale distretto ASL. A Prato invece arriveranno banchi e cattedre negli ambienti ora occupati dalla FIL di via Galcianese e in parte degli uffici del Parsec. Tutto questo dovrebbe portare ad avere 25 nuove aule da utilizzare per far fronte all'escalation di matricole anche da fuori provincia. Solo quest'anno saranno 270. E inoltre realizzeremo, grazie a un investimento di quasi 1 milione di euro, un ampliamento anche in via Reggiana. Ovviamente oltre all'ampliamento del Buzzi, che sarà già realizzato in quest'anno, perché la scuola pratese è solida e è eccellente, ma è anche accogliente. Un pensiero in particolar modo dell'accoglienza va soprattutto ai ragazzi disabili. Pensate, circa 700.000 euro di investimento per garantire il trasporto e l'assistenza ai ragazzi disabili, perché tutti a Prato devono avere pari opportunità. Demos, Democrazia Solidale, presenterà una sua lista alle regionali 2020 a sostegno della coalizione di centro-sinistra. Siamo pronti a dialogare con tutte le altre forze, 5 Stelle compresi, che sono contro una destra becera e razzista, afferma Lorenzo Marchi, coordinatore regionale dei Demos, nonché assessore al turismo del Comune di Prato. Ascoltiamo. Democrazia Solidale presenterà una propria lista nelle regionali del 2020, stiamo già lavorando, io insieme al vice coordinatore regionale Marco De Lucia e a tutti i coordinatori provinciali. Già la prossima settimana avremo un coordinamento regionale per appunto già selezionare i candidati nelle varie province. In alcune province siamo già molto avanti, in altre a livello di candidati siamo un po' più indietro e entro la fine di settembre presenteremo già il nostro programma appunto per le regionali, che sarà basato fondamentalmente su 4 temi che sono ambiente, lavoro, sociale e turismo, tenendo presente che la parola toscana nel mondo sui più grandi motori di ricerca come Google ed altri è una delle parole più cliccate, quindi sicuramente questo per la nostra regione è un must su cui puntare decisamente. E il nostro programma ovviamente sarà condiviso e messo a disposizione di tutte le forze che vorranno appunto essere parte di una coalizione di centro-sinistra, in primis ovviamente il Partito Democratico, ma rivolto anche a tutti gli altri che vogliono essere alternativi a una destra che a noi non piace per niente. Dunque, guardando quello che sta accadendo a livello nazionale, porte aperte al dialogo anche al Movimento 5 Stelle? Assolutamente sì, noi come Democrazia Solidale anche a livello nazionale siamo favorevoli, nonché fautori di questo dialogo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, e ovviamente, come ho detto, su contenuti e su un programma chiaro il dialogo col Movimento 5 Stelle è assolutamente aperto. Per quanto ci riguarda, le porte sono aperte. La Pallagrossa torna in piazza del Mercato Nuovo, appuntamento semifinale in programma sabato 7 settembre e finalissima il 14 settembre. Per una settimana l'arena si apre quest'anno anche ad altri sport. Ritorna anche quest'anno l'antico torneo della Pallagrossa. I vari eventi sono in programma dal 6 al 14 settembre nell'arena che sarà allestita in piazza del Mercato Nuovo. Le due semifinali, rossi contro azzurri e verdi contro gialli, sono in programma sabato 7 settembre alle 18.30 e alle 21. Le due squadre vincitrici si affronteranno in finale domenica 14 settembre alle ore 21, quando sarà presente la madrina di quest'anno, la schermitrice pluricampionessa olimpica e del mondo di scherma, Arianna Errigo.
Quindi l'anno scorso c'era tanta gente sugli spalti, soprattutto per la finale, ci auguriamo ce ne sia altrettante e anche di più. Al contempo sta crescendo quell'idea del villaggio della palla grossa che dura per una settimana intera e offre anche altre opportunità ad altri sport. Crediamo che sia una manifestazione su cui continuare a puntare. Finché ci sarà la passione e la voglia dei calcianti, ci saremo anche noi. I biglietti per le partite, 10 euro per le curve, 12 euro per le tribune, si possono acquistare online o presso la postazione in Piazza del Comune, aperta dalle 18 alle 24 fino al 14 settembre. A riempire le altre giornate ci saranno eventi differenti dalla palla grossa, in modo da offrire una settimana dedicata interamente allo sport, dal beach soccer al beach rugby fino alla pallamano. C'è altri progetti anche per ritirar fuori altri ulteriori vecchi giochi pratesi che sicuramente magari quest'anno c'è stato verso metterlo, avere il tempo per poterlo organizzare, ma magari in futuro potrebbe esserci lo spazio per questo. Per il momento siamo contenti di aver coinvolto varie realtà cittadine, c'è tante società che sono contente di venire a giocare nell'arena, per cui perché no creare appunto un periodo, una settimana, 10 giorni legate a tutte le realtà sportive pratesi. Per esempio chi fa calcio praticherà il beach soccer, che è un modo diverso ovviamente di giocare, e per noi secondo noi dà un contenuto insomma ulteriore all'evento, che è lungo perché dura più di una settimana e quindi le partite durano soltanto 2 giorni, per cui c'è tanto spazio, c'è tanta possibilità di mettere dentro cose, creare rete, creare contenuti diversi. Valorizzare la cultura scientifica tra i ragazzi delle scuole superiori è uno degli obiettivi del campus scientifico Il Futuro Presente, organizzato dalla Fondazione Banca Alta Toscana, che si è aperto stamani a Villa La Magia di Quarrata. Si è aperta stamani la 13ª edizione del campus scientifico Il Futuro Presente, organizzato e promosso dalla Fondazione Banca Alta Toscana in collaborazione con Banca Alta Toscana, è rivolto agli studenti del triennio delle scuole superiori delle province di Pistoia, Prato e del circondario di Empoli e Vinci. Il campus, interamente gratuito per i 32 ragazzi che vi parteciperanno, consentirà loro di vivere una settimana di formazione e socializzazione negli splendidi ambienti di Villa La Magia. Gli studenti frequenteranno lezioni di ambito scientifico e saranno coinvolti in attività ricreative e culturali. Offrire a un gruppo selezionato di studenti l'opportunità di vivere in questi splendidi ambienti di Villa La Magia, appunto di vivere una settimana a contatto con docenti universitari provenienti dalle maggiori università italiane e straniere, in un contesto che non è quello scolastico, dove i ragazzi non dovranno fare i compiti, nemmeno saranno interrogati, ma saranno invece loro che ribalteranno i ruoli e dovranno stimolare e interrogare i loro docenti appunto per apprendere le maggiori nozioni possibili. Valorizzare la cultura scientifica e le vocazioni agli studi accademici in ambito scientifico sono alcuni degli obiettivi del campus Il Futuro Presente. Il modo migliore per stimolare, credo, le vocazioni verso le discipline scientifiche e tecnologiche è far mostrare anzitutto, e il tema di questa settimana sulla creatività credo sia particolarmente adatto, che non esiste una dicotomia fra le due culture, la cultura è una sola e quindi si può tranquillamente dedicarsi a una disciplina scientifica mantenendo intatto l'amore per la cultura umanistica. L'arte dell'invenzione, da Leonardo ad Einstein, 5 secoli di creatività scientifica, è il filo conduttore dell'edizione di quest'anno. Fra i relatori ci sono anche ex studenti del campus scientifico che anche quest'anno ha ricevuto un gran numero di autocandidature con una necessaria selezione. Se un ragazzo delle scuole superiori decide di passare 5 giorni in un posto che non conosce, con persone che non conosce, per ascoltare queste relazioni, si autoseleziona e normalmente abbiamo avuto qui dei ragazzi di grande intelligenza e di grande capacità anche di stare insieme, di giocare, di divertirsi nel senso migliore del termine, ma è questa la molla e la curiosità, cioè di vedere e sperimentare una situazione nuova. Questa molla è sempre la più una garanzia di qualità dei ragazzi che vengono. Parliamo adesso di calcio. Inizia con una sconfitta al campionato del Prato. La squadra biancazzurra è stata superata per 3-2 sul campo della Matricola Fossano. Il servizio del nostro Massimiliano Massi. Riassunto della prima di campionato. Il Prato ha fatto la partita, il Fossano i punti.
Inizia con una sconfitta il campionato della squadra bianco-azzurra, superata per 3-2 sul campo della matricola Fossano. L'errore più grosso, chiaramente, quello di finire il primo tempo l'anno, è di lasciare al Fossano nell'unica occasione, e quando si dice unica, qualche volta si esagera, però nell'unica mezza occasione, il vantaggio. Abbiamo recuperato subito e non siamo stati così bravi a indirizzare la gara dalla nostra parte, pur avendo avuto una marea di situazioni, ma veramente faccio fatica a recuperarle tutte per quante sono state. Al 13° i piemontesi passano in vantaggio con il preciso colpo di testa di Mitta. La replica del Prato è immediata, con Merlano che stende Fofanà lanciato a rete e induce l'arbitro a fischiare il calcio di rigore per il Prato. Dal dischetto lo stesso Fofanà, con pathos annesso, realizza. Il primo tempo, con il Prato a denotare una predominanza sotto il profilo del gioco espresso, termina in parità. Nella ripresa il Fossano passa subito in vantaggio, grazie alla bella giocata dell'ispirato Galvagno. La squadra di Espovito replica con forza e perviene al pareggio ancora su calcio di rigore. Contatto in area Merlano Fofanà, per l'arbitro è nuovamente calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Fofanà è sempre letale, 2-2. La partita diventa bellissima, con rapidi capovolgimenti di fronte. Su uno di questi il Fossano realizza la rete del 3-2 con Galvagno, che beffa una difesa bianco-azzurra troppo scoperta nella circostanza. Finisce 3-2 per il Fossano. Il campionato del Prato inizia subito in salita. E adesso è il momento di fare una breve pausa. Rimanete con noi, tra poco l'agenda ed il meteo. Ben ritrovati, adesso è il momento di scoprire insieme la nostra agenda. Termina domani a Officina Giovani WhatsApp, mostra antologica dedicata a Richard Biancalani, ingresso libero. Ultimo appuntamento domani anche con la Piazza dei Piccoli in Piazza Santa Maria in Castello, dalle 15 il Giardino in Piazza, il colore della musica, laboratorio per bambini da 5 a 10 anni accompagnati, e dalle 17 a merenda dal Mercante, degustazione didattica sull'alimentazione storica tardo medievale. E domani nuovamente Officina Giovani, ultimo appuntamento con Creative Factory Self-Made Market, con iniziative collaterali. La serata si chiuderà dalle 21 con un DJ set. Alle 21.30 in Piazza Duomo, Carl Brave in concerto per il Festival Settembre Prato Spettacolo. Sempre alle 21.30 al Castello dell'Imperatore, proiezione del film Dragon Trainer, il mondo nascosto. Alle 21 all'Auditorium Spazio Giovani di Comeana, proiezione del documentario La Liberazione, diretto da Giampaolo Matulli, iniziativa per festeggiare la liberazione di Carmignano avvenuta il 3 settembre del 1944. L'ingresso è gratuito. E prosegue fino a domenica 15 settembre presso il Parco Fiera di Viale Marconi il Luna Park, domani secondo appuntamento con la Festa del Bambino. E adesso è il momento di collegarci con il Consorzio Lama per sapere che tempo farà. Buonasera. Una buona serata a tutti. La situazione prevista per domani: cambio di circolazione rispetto a queste giornate, questi ultimi giorni di agosto, molto caldi e anche umidi. Arriverà aria fresca e secca dai quadranti orientali. Ecco la previsione per domani: cielo parzialmente nuvoloso in mattinata sulle zone interne, maggiori addensamenti in Appennino con qualche pioggia, cielo in prevalenza sereno sulla costa, venti di grecale in progressiva intensificazione. Per quanto riguarda il pomeriggio, cielo sereno poco nuvoloso sulle zone costiere, ancora molte nuvole sulle zone orientali e in Appennino con qualche debole pioggia tra le province di Siena e Arezzo, temperature in diminuzione. Per quanto riguarda la giornata successiva, mercoledì, bella giornata di sole, cielo in prevalenza sereno con temperature minime pressoché stazionari, ma sensibile diminuzione dell'umidità relativa. Per quanto riguarda le massime, saranno intorno a 30 gradi nell'interno. Bene, è tutto, vi auguro una buona serata.
E con il meteo termina anche il nostro TG. Vi ricordo l'appuntamento domani alle 13.45 con il TG del mattino. Grazie a tutti, buona serata da Maddalena Ciambellotti e da tutto lo staff di TV Prato. Arrivederci.